Amici di Sauda al Circo, è proprio il caso di dire che Zamoratte inizia dove gli altri finiscono. Infatti ci stupisce subito presentandosi all'interno di una scatola nella quale non deve essere stato facile entrare, soprattutto per un tipo come lui che è alto 1,85 m. Eccolo appunto nello splendore del suo 1,85 m, poi non è neanche così magro come sembrava dentro la scatola. Devo dirvi che gli spettacoli di contorsionisti europei ci giungono dall'antichità attraverso le fiere del Medioevo e del Rinascimento. Questo genere di acrobazia era praticato dai saltimbanchi in palchi improvvisati nel bel mezzo delle piazze, dei cortili, dei crocicchi. Difficilmente riusciva a raggiungere dei livelli artistici apprezzabili. Zamoratte, che è argentino, ha preso spunto dalla tradizione indiana che tramanda questi esercizi di padre in figlio, proprio esercizi ai quali è quasi impossibile accedere. Lui è stato uno dei pochi, diciamo, non indiani fortunati a poter imparare queste cose. E attualmente in India, Yemen, Pakistan, ma in altre parti anche tipiche dell'Asia e dell'Africa, ad esempio nella piazza di Marrakesh, il giorno del mercato, ci sono questi signori che si esibiscono proprio in questa disciplina. Ecco, naturalmente potrete ben capire quanto sia importante applicarsi a questo tipo di esercizio, ossia quante ore al giorno e quanti anni della vita bisogna applicarsi per avere un corpo così, definiamolo, snodabile. Ecco, bambini, forse qualcuno di voi qualche esercizio del genere riesce a farlo, proprio perché il bambino, che non si è ancora sviluppato, non è ancora diventato uomo, ha un'elasticità di muscoli, di nervi, anche di una forma di ossatura tale per la quale riesce a compiere questi esercizi. Quindi il segreto dei contorsionisti, come vedete, anche al rallentatore, è cercare di cambiare il tipo di crescita, perché bisogna applicarsi a questo tipo di esercizi subito da bambino. Ecco, tutti questi numeri, queste figure che sta eseguendo sono una specie di pratica, un riscaldamento per prepararsi alla grande posizione finale, per cui vedrete rientrare Zamoratte in una struttura, sempre di cristallo, ancora più piccola di quella dalla quale è uscito. E alla fine vedremo se ci riuscirò anch'io. Che ne dite?
credo? Da dove comincio? No, mi spacca tutto. Aia, Zamorante, aia. Sì. Questo? Sì. È umanamente impossibile entrarci. Solo lui ce la fa. Grandioso.